Un'app per scoprire l'offerta turistica pugliese e la registrazione europea del marchio We Are in Puglia, opportunità per esportare il brand in tutto il mondo. Sono le principali novità presentate da Puglia Promozione durante una giornata aperta a istituzioni e esperti del settore. I numeri del turismo pugliese continuano a crescere e da oggi sarà possibile consultare le presenze registrate durante l'anno precedente sulla data platform. La conoscenza e l'utilizzo dei dati diventano motore propulsore delle strategie di marketing che vengono messe a disposizione dei territori per pianificare e programmare le proprie attività. È un marchio molto importante, We Are in Puglia, viene registrato a livello europeo e questo è un caso unico, diciamo, in Italia. Insieme a questo, l'invito è a scaricare la app We Are in Puglia per trovare, ad esempio, tutte le spiagge libere della Puglia. Firmato anche un patto di comunità digitale per sancire la collaborazione già in atto con i comuni. Alberobello, Bari, Lecce, Polignano Mare e San Giovanni Rotondo sono i più popolari sul web, mentre Loco Rotondo, Martina Franca, Celje Messapica, Cisternino e Alberobello sono i più apprezzati per ricettività, ristorazione, affitti brevi e attrazioni. Al brand Puglia, che è ormai riconosciuto a livello internazionale, deve seguire una collaborazione sempre più stretta. Abbiamo voluto avviarla o risancirla con questo incontro di oggi, che da un lato ci dà la possibilità di illustrare, di ritornare sugli strumenti a disposizione dei comuni, a partire dalla data platform, quindi dalla possibilità di consultare i dati sui flussi turistici, sui mercati di riferimento, all'app Viaggiare in Puglia, che ci permetterà di essere sempre più efficaci nei percorsi di comunicazione e di promozione delle singole destinazioni turistiche.